bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oh, oggi raga, puntata un po' così, un po', vediamo che ci sta. Perché ragazzi, come avete letto dal titolo qua sotto, oggi andremo a vedere altri cosplayer che ci però si stanno in giro per il mondo. Così in giro così sul tuo tubo andiamo a vedere quali cosplayer ci stanno in giro. Quindi andiamo subito a vedere alcuni cosplayer. E mi raccomando ragazzi, commentate qua sotto, commentate con quale cosplayer vi piace di più in quello che stiamo andando a vedere, quale vi ha più diciamo impressionato. Ok ragazzi, quindi iniziamo subitissimo e mi raccomando ragazzi, restate fino alla fine del video, perché alla fine del video ho alcune news, alcune piccole information diciamo sui prossimi eventi dove ci sarò a fare interviste a cosplay, a fare altri cosplay. Però iniziamo subito, perché dopo ve le dico, ovviamente dopo che come al solito lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo. Allora, scriviamo innanzitutto cosplay e vediamo cosa ci esce. Allora, interessante ragazzi. Allora, vediamo. Questa tipa cornuta mi piace, devo dire che mi piace. E però vediamo qua. Non l'ho capita. A me piace più la tipa cornuta che abbiamo visto. Oh, diciamo un cosplay molto fatto bene, diciamo. I think you look beautiful, Peepo love. Really? Thanks, babes. Ma che cazzo? Sono rimasto attento. Un bel culetto Spider-Man. Questo è Spider-Man Rock, che viene direttamente dal nuovo film di Spider-Man. Si mette a suonare la chitarra, giustamente, Spider-Man Rock, e spacca tutto Spider-Man Rock. Allora diciamo, il primo video non l'ho capito tanto, quella cornuta a me piace, l'altro sono rimasto un po' impressionato, diciamo. Andiamo a casa Kamui Cosplay, andiamo a vedere quale cosplay ci suggerisce di fare, come si fa, vediamo. E beh, certo, con la stampante laser siamo tutti bravi. Certo, chi non ha una stampante laser a casa? Se non ce l'hai, comprala una stampante laser, un tagliante laser. Si può uscire il filo, la moneta, giusta, la gemma, tutta stampata in 3D. Bello, beh. Così... è sicuro, beh, è fatta proprio precisa, è fantastica, è di facile, dice, è facile, tutti lo sappiamo fare, guarda com'è facile, guarda. E questo, e così si fa un cosplay. Come dice un tipo, facile, no? Facile. Vabbè, andiamo avanti, vediamo sta armata, questa è sempre lei che fa cose così.
E questo è lei che ci saluta. Questo è un altro cosplayer che non so, credo sia di Genshin Impact. Questo è in Dragon Ball. Anime in Japan, vediamo, vediamo. Ma che è? Aspetta, raga. Aspetta, aspetta, devo tornare indietro, raga. Torno indietro, aspetta un attimo. Ma che cell? C'era cosa c'era in quel cell, raga? Lo so, uno che spotte. Oh, questo ci piace, raga. Questo ci piace. Oh, fantastico, raga. E quella Trilli era un po' dopata, diciamo. Era un po' dopata la Trilli dopata. Vabbè, andiamo avanti, vediamo. Questa è bravissima cantante giapponese. E vabbè, andiamo, scendiamo, scrolliamo, vediamo, vediamo. Che scriviamo? Oh, ecco. Non lo capita, raga. Questi invece New York Cosplay 2021. Ah, 2020, vabbè, 2020. Vediamo cosa c'era. Sti Spider-Man, raga, mi piacciono proprio. Sono proprio fan. Beh, raga, sta armatura è fantastica, raga. Cioè, devo dire che in America fanno dei cosplay veramente cazzuti. Bisogna ammetterlo, raga, bisogna ammetterlo. In America fanno dei cosplay cazzutissimi, sì, ma guarda, cioè, raga, ma che è sta roba, oh? Beh, Madonna mia, questo è proprio impressionantissimo, raga, questo è proprio impressionante. Fantastico. Questi, non conosco chi sono. Questo è di, non mi ricordo, vabbè, sono ignorantissimo, raga. Però diciamo cosplay fatti molto 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 bene. Questo è il teschio che gli fuma. Lei non fuma, si mette a mascherina, giustamente, giustamente. C'è il teschio che gli fuma. E vabbè, andiamo avanti, vediamo cos'altro. Visita il sito, no grazie. Questi è, che fa questo? Ah, questo credo sia tipo un cosplay transition. Vediamo come diventa. L'abbiamo visto davanti prima. Non conosco il personaggio, raga, però commentate qua sotto cosa ne pensate. Questa è un po' la folla invisibilio. Questa chi è? Questa è una vippona, questa è una vippona, è conosciutissima. Chi sei? Proprio gente che si strappa le mutande proprio. È così, niente, la gente esce proprio matta di testa per sta tipa che non so chi sia io. Se ragazzi la conoscete, scrivetelo nei commenti. Andiamo avanti, vediamo, vediamo, vediamo. Questo è sempre Kamui. Questa è. Ma che è sto occhio gigante, zi? Ah, di impressionante, zi, impressionante. Questo lo vorrei vedere, diciamo. Mi interessa. Raga, scrivete nei commenti qua sotto qual è quello che più preferite e che più vi ha impressionato. A me mi ha impressionato quel cell così. E questo invece è Sakura che fa girare le carte. Questo invece è chi è questa? Un Genshin Impact sicuro. Vabbè, fatto bene a prescindere, mi piace. E loro sono gli Spartani, loro sono le Spartane di Sparta, credo.
Questo è l'angelo di An questo è Angemon, raga. Mi piace, Angemon top, raga, Angemon top. Vabbè ragazzi, quindi finisce qui questo video, quindi abbiamo detto che commentate qua sotto nel video cosa ne pensate, qual è il cosplay che più vi ha impressionato. A me ha impressionato più quel Cell così, quel Red Cell così, che è un po' così. Che cosa c'era in quel Cell? Nessuno lo saprà. Quindi ragazzi, è arrivato il momento, raga, che noi ci vediamo al prossimo video, perché raga, nel prossimo video ci saranno le interviste così ignoranti o le doppie interviste, non so, dipende dalla giornata come me gira. Se preferite qualche video, infatti commentate nei commenti qua sotto quale tipo di interviste volete che faccia. Volete che faccia quelle interviste doppie così con gli abbracci, le domande un po' strane, un po' così doppie. Oppure l'intervista cringe e trash così. Scrivetelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere, perché ragazzi, sabato e domenica sarò al Fantasy Comics a Tor Vaianica, dove ci saranno un botto di cosplay e dove anche io parteciperò alla gara cosplay. Vi farò vedere anche le gare, la gente che si andrà ad esibire, quindi daje, ci daje. Noi invece ci vediamo ragazzi al prossimo video di lunedì, che sarà una delle interviste che l'avete scritto nei commenti. Fatemelo sapere, così le faccio. Le interviste trash, cringe oppure le interviste doppie, fatemelo sapere qua sotto, perché al Fantasy Expo a Tor Vaianica andrò a rompere palle ai cosplayer. Tu ci sarai, se sei un cosplayer ti aspetto. Vabbè ragazzi, se vediamo al prossimo video, mi raccomando, anzi, iscrivetevi al canale e fatemi sapere quale interviste volete che faccia al Fantasy Expo di Tor Vaianica sabato e domenica. Bravo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!